E qui al fianco del sindaco c'è il viceministro Edoardo Rixi, che racchiude tutte le contraddizioni dei liguri, perché lui è uomo di mare ma ama la montagna. Come si sente nell'elemento acquatico oggi? No, bene, devo dire che è importante far vedere questa parte del porto alla città, anche perché questa è una parte del porto dimenticata. Qua non ci sono attività sulla nostra sinistra, le riparazioni sono tutte a mare, ci si accede con la viabilità che rimane dall'altra parte. Credo che anche da un termine di sicurezza riuscire a separare sostanzialmente il porto da questa via che di fatto collega Piazzale Kennedy con Piazza Cavour e che viene percorsa ogni giorno da tutta una serie di persone che si recano nelle associazioni sportive, allo yachting club e da altre parti, che hanno poco a che vedere con le riparazioni navali. Quindi si razionalizzano anche gli spazi portuali, si garantisce maggiormente la sicurezza, perché chi entra qua dentro oggi può andare in tutta la superficie del porto di Genova senza più controlli, e invece si creeranno delle barriere di accesso alle aree industriali e si consentirà il normale transito a chi invece viene qua per fare sport o fare altre cose. Quindi, allora perché ci sono polemiche? Le polemiche credo che a Genova ci siano tutte le volte che si decide di fare qualcosa di nuovo e di diverso, perché mette in discussione sostanzialmente, io capisco anche le apprensioni, però credo che sul tema delle riparazioni navali oggi sono importanti per il paese, non solo per la città di Genova, quindi noi siamo per mantenerle, per rinforzarle e per adeguarle anche ambientalmente, quindi credo che Genova non possa fare a meno delle sue riparazioni navali. Sul razionalizzare gli spazi, sì, bisogna avere il coraggio di farlo, perché noi potremo recuperare tantissimi spazi, non solo la città ma anche per il porto, se avremo il coraggio di razionalizzarli, magari anche con qualche braccio di ferro con la sovrintendenza, perché ci sono aree portuali vincolate che, se non fossero vincolate, potrebbero essere utilizzate per spazi produttivi importanti. E le risorse da dove potrebbero arrivare? Ma guardi, sulle risorse possono arrivare da varie parti. Qua intanto ad oggi non abbiamo usato di fatto risorse pubbliche, perché ci sono stati interventi privati sul waterfront. Qua ci possono essere interventi importanti, ad esempio con la realizzazione del tunnel subportuale si cambierebbe il sistema di viabilità, che oggi ha delle, come posso dire, delle interferenze importanti in ambito portuale, non solo la sopraelevata che c'è sopra la testa ma anche i vari raccordi. Oltretutto, se riuscisse a aprire il valico qua aperto, accederesti direttamente alla metropolitana adesso, che c'è la fermata proprio qua fuori, e quindi sostanzialmente collegheresti tutta quest'area direttamente col sistema di trasporto pubblico locale. Il problema non sono i soldi, il problema è che la città deve decidere qual è il suo futuro. Se vuole razionalizzare le aree e fare in modo che le aree industriali vengano anche riqualificate mantenendo il lavoro ma creando un lavoro di qualità, oppure si decide di andare avanti così. Ovviamente io in questo caso sono qua per vedere, capire le scelte e, come posso dire, anche andare a capire le varie sensibilità. Oggi ho visto anche la FIOM, che è giustamente preoccupata sul tema delle riparazioni navali, ma da questo punto di vista mi sento garantirla che nessuna intenzione di ridurre le riparazioni o di limitarne l'utilizzo. Poi vediamo. Chiedono un allargamento verso mare. Sì, l'allargamento verso mare si può anche fare, il problema è che prima bisogna fare la diga. Quando avremo la diga si può fare tutto, lo sto dicendo anche al sindaco, prima di lanciarsi mille discorsi portiamo a casa 2 o 3 risultati strutturali per Genova, poi avremo i prossimi 20 anni per andare a completare tutti gli altri interventi. Ma il tema della diga è una grande scommessa per la città del porto di Genova, una grande scommessa per il paese. Il governo l'ha finanziata, governo di tutti i colori, finanziata, perché l'Italia ha bisogno di un porto ad alti fondali capace di competere con i porti del nord Europa. Quello scelto è Genova, adesso la scommessa grossa è di realizzare quest'opera in poco tempo, riuscendo anche in parte a cantierizzarla anche fuori dalla città. Quindi io mi sto muovendo anche per quello che riguarda i cassoni su Vado, perché credo che comunque bisogna evitare di creare tensioni su Genova, ma bisogna farlo in maniera che tutta la città si senta protagonista. Una volta realizzata quell'opera, credo che sia l'ampliamento di determinate aree che
anche l'allungamento, l'allargamento delle banchine nella zona di San Pier d'Arena può essere una soluzione importante e percorribile, ma prima di tutto dobbiamo avere la diga nuova.